Via, pronti, partenza, via. Si va per mari e monti, partenza, via. Qui siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti. Si va per mari e monti, via. Pronti, partenza, via. Si va per mari e monti, partenza, via. Qui siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti. Si va per mari e monti, via. Pronti, partenza, via. Devi muoverci. Buonasera e ben ritornati a Pronti Partenza Via. Ci ritroviamo nell'appuntamento settimanale con la WISP e su TV6. Oggi vogliamo parlare di ciclismo, ciclismo professionistico, ciclismo amatoriale, vogliamo anche parlare di mobilità sostenibile. E lo facciamo con gli ospiti che vi presento subito. Qui in studio abbiamo Tonino Maggitti, benvenuto Tonino. Buonasera. Lui è il presidente dell'associazione Veloclub di San Salvo. E lo facciamo con il nostro ospite che abbiamo in collegamento, l'assessore del comune di San Salvo, Tonino Marcello. Benvenuto assessore. Buonasera a tutti, salve. Buonasera, e l'assessore Tonino Marcello è l'assessore allo sport, al turismo e spettacoli e eventi e anche ai trasporti. Parlavamo di mobilità sostenibile, quindi abbiamo proprio, diciamo, l'assessore con la delega ad hoc per questa cosa. Allora Tonino, questa stagione, questo anno è stato molto particolare perché voi vi siete avviati, almeno come associazione ciclistica che siete molto attivi, diciamo subito che a dicembre c'è stato il rinnovamento delle cariche, il rinnovo di queste cariche sociali e all'unanimità sei stato riconfermato presidente. Sì. Sono tanti anni che stai svolgendo, rivestendo questo ruolo da presidente, vero? Quanti anni sono? 16. Non sei stanco neanche un pochino? Sì, incomincia a sentirsi, comincia a pesare gli anni sopra le spalle, però purtroppo nonostante tutto andiamo avanti. E avevate cominciato a lavorare per la prima manifestazione, il primo evento che si è tenuto proprio a San Salvo e che voleva essere anche una sorta di, come dire, di battesimo, di introduzione poi al Giro d'Italia che poi sappiamo è stato praticamente spostato. Manifestazione che vedeva il suo anniversario nel 15° anno di questa manifestazione, che è il ciclismo del carnevale praticamente. Sì. Che cosa consisteva questa cosa? Come vi è venuto in mente di realizzare, di pensare e poi realizzare una manifestazione del genere? Questo si parla di 15 anni fa, sempre l'idea è venuta fuori nel periodo di carnevale e dice allora facciamo il trofeo carnevale, era proprio carnevale in quei periodi perché l'abbiamo fatto, mi ricordo bene, facevo il giorno che facevo il compleanno io il 20 di febbraio, quindi non mi posso sbagliare, quell'anno fu proprio il 20 febbraio ed era carnevale in quel periodo e gli abbiamo messo il nome il trofeo carnevale, dopodiché è rimasto tale. Bene, ora invece chiediamo all'assessore, perché noi sappiamo che poi l'assessore Tonino Marcello è anche lui un ciclista. Scusa un attimo. Aspetta, vediamo un po' se ci risponde perché abbiamo un po'... È vero? Era. Sì. Sì, più che ciclista, come diceva, come ha detto Ben Antonio, ero un ciclista. Però la passione è rimasta... E tutte le mattine sponsor, in questi giorni mi sveglio all'alba per fare qualche giro al mare con la bicicletta. Vabbè, perché ti incontriamo con noi la bicicletta, che siamo un po' di statale, pista ciclabile, comunque mi diletto a stare tra bimbi. Certo. Noi ogni tanto ti vediamo in divisa, anche se non è sempre facilmente riconoscibile il ciclista quando si mette monta sulla sua sella con questa divisa, insomma ogni tanto infatti facciamo fatica, però vi riconosciamo, di tanto in tanto vi riconosciamo. Assessore, però questo trofeo carnevale ha avuto da parte dell'amministrazione comunale, da parte del tuo assessorato, uno spazio dedicato che è quello della Marina del Lungomare di San Salvo.
diciamo che è un luogo deputato sì, per fare indubbiamente certe sì. manifestazioni. Hai sentito? Sì, indubbiamente sì, la Marina si presta bene per fare questa manifestazione. Anche perché è uno spazio dedicato a loro, in questo periodo non abbiamo problemi di viabilità e sicuramente serve per iniziare e promuovere la nostra stagione oltre sportiva che turistica. Allora, ascolta, però questo tipo di manifestazioni, di eventi sportivi che sono particolarmente cari al vostro comune, perché vedo che comunque cercate sempre di, come dire, di accontentarli e di essere presenti, sono degli eventi che servono anche a rilanciare sotto il profilo turistico, ma poi in questa occasione appunto voleva essere un bigliettino da visita per presentare anche il Giro d'Italia. Indubbiamente sì, era una buona occasione, lo è stata una buona occasione perché comunque il trofeo carnevale l'abbiamo fatto a San Salvo, abbiamo già lanciato che sarebbe fatto il Giro d'Italia con una serie di manifestazioni attinenti sia allo sport che allo spettacolo. Bene, noi chiediamo scusa ai nostri telespettatori, purtroppo abbiamo un po' di differimento con l'audio, cioè da che io faccio la domanda a che l'assessore mi sente e ritorna indietro l'audio, passa un po' di tempo, per cui insomma non siamo perfettamente in sincronia, però comunque riusciamo anche a capirci. Senti, ma dopo il trofeo Carnevale ovviamente tutto questo mondo dello sport insieme a tutti gli altri segmenti della vita ordinaria si sono dovuti fermare a causa dell'epidemia. Avevate già in programma altre manifestazioni? Perché so che insomma c'erano diverse cose che bollivano sì, in pentola. Esatto, sì, c'erano tante cose che bollivano Abbiamo in pentola. Abbiamo anche avuto l'assessore, ecco, ora vediamo che si è disconnesso, probabilmente ci sono dei problemi di linea. Eccolo qua, tornato. Sì. Allora Tonino, dici. Avevamo tante cose in pentola, avevamo dei raduni ciclistici per cicloturisti che purtroppo non si è potuto fare per questa pandemia, avevamo tante cose, dovevamo andare a San Gabriele, dovevamo andare a Loreto, nelle Marche, tante cose in pentola, avevamo la cronometro a giugno che non si è potuto lo stesso fare, cioè, purtroppo quest'anno è stata una stagione proprio terribile, terribilissima. Ascolta, ma la cronometro che si sarebbe dovuta tenere a giugno, per la quale avevate già fatto la conferenza stampa, insomma voglio dire... No, vabbè, la cronometro non avevamo fatto la conferenza stampa, l'avremmo dovuto fare, però non è stato più possibile. Adesso la spostiamo per il Giro d'Italia, la spostiamo una settimana prima del Giro d'Italia, se tutto va bene che si può fare. Allora, cosa prevedete? Che affluenza, che tipo di affluenza prevedete su questo cronometro? Beh, quest'anno, dico la sincera verità, l'affluenza è stata sempre buona, perché l'abbiamo fatto anche gli altri anni, e per questo tipo di manifestazione c'era abbastanza affluenza, però quest'anno mi aspetterei qualche cosa in più, sempre, se si può fare, per il fatto della pandemia, quindi l'affluenza dovrebbe essere molto, perché la gente sono assetati per poter gareggiare, quindi di gare non se ne è fatta fino adesso, non se ne può fare, si parla forse che agosto si riapre qualche cosa, però non ci credo, non è detto, insomma, non è detto ancora. Le regole sono ancora abbastanza stringenti per esatto, cui, esatto. Si parla tramite la federazione che per 9 di agosto, dico bene, 9 agosto si può ripartire. Però c'è un grande punto interrogativo, secondo il mio modesto parere. Vabbè, io lo vedo ancora. Chiediamo all'assessore perché essendo lui. Vabbè, appunto... 9 agosto non viene fatto a San Salvo, ma viene fatto a Scerni di Pineto. Vabbè, a Scerni, comunque... no, a Scerni di San Scerni, Scerni sì. Che sta. Praticamente, vabbè, però ora al di là di questo, l'assessore che è anche giustamente un amministratore. E quindi queste regole anti-Covid, queste norme di contenimento che sono da rispettare, le conoscerà purtroppo, ahimè, un po' più approfonditamente. Allora, assessore, secondo te verso i primi di agosto è verosimile credere e pensare che qualcosa possa ricominciare seriamente?
Guardate, dipende tutto da noi, dal nostro comportamento, quello che faremo in questi giorni, come ci raccorderemo quando ci incontriamo nei vari spazi, nelle varie serate, tenendo a mente le distanze di sicurezza, le precauzioni, tutto quello che possiamo fare per evitare che si espandi l'epidemia. Perché tutto si può continuare a fare, ricominciare a fare, o tutto si può ribloccare con lockdown. Noi ci auguriamo, chiaramente, la prima parte che tutta possa ripartire, però, torno a ripetere, secondo me il governo ci sta osservando e ci osserva per vedere se può tutto ripartire. Senti, allora, facciamo finta, ipotizziamo che siamo tutti diligenti e che siamo tutti, insomma, dei buoni osservanti delle regole e delle norme. Dovremmo avere questo Giro d'Italia e quindi San Salvo dovrebbe vedere a ottobre questa sua tappa. Cosa state preparando, cosa state pensando di fare per accogliere la tappa di questo Giro d'Italia e soprattutto per cercare un po' di organizzarla oggi alla luce di questa pandemia? Guarda, chiaramente stiamo osservando quelle che sono le varie, i vari DPCM, ordinanze regionali che si susseguiranno da qui al Giro d'Italia e chiaramente in base a questo organizzeremo quello che si può organizzare. Ovviamente noi qualcosa in mente già ce l'abbiamo, sia a livello di manifestazioni prima del Giro d'Italia, sia qualche tappa come ha annunciato Tonino Maggitti a cronometro prima del Giro d'Italia. Cioè qualcosa che sia sport che spettacolo, affinché possiamo ospitare i nostri professionisti e le persone che ci verranno a trovare in quell'occasione e farli sentire a loro agio e farli anche divertire. Bene. Senti Tonino, da quanto tempo, o meglio, in questi ultimi anni è aumentata l'affluenza, cioè le persone si sono avvicinate di più verso la bicicletta e soprattutto sulla bicicletta come professionista o come amatore? La bicicletta su strada o la mountain bike? Perché mo facciamo veramente un grande distinguo. Prima si parlava di bicicletta, ci si metteva in sala una bicicletta e andavamo. Ora non è più così semplice. C'è stata un'evoluzione enorme, sia sulla bici da corsa, amatoriale, cicloturistica e anche sulla mountain bike. È stata una grande evoluzione. Negli ultimi 15 anni proprio c'è stato un boom non indifferente. E voi vi occupate soprattutto quando organizzate questi eventi, vi occupate prevalentemente di corsa su strada? No, anche, anche di mountain bike. Sì, sì. Avete più atleti per l'uno o per l'altra disciplina? Più sulla strada. Sì. E la fascia di età, per esempio, chi si avvicina di più a cosa? Noi abbiamo dal 18enne fino al 75enne. Però la corsa sì, su strada? Più sul quarantenne in su. Quella su strada, la mountain bike ha un'età un po' più bassa. Più giovane, sì. Un pochino più bassa. Ma anche più faticosa. Più faticosa, sì, appunto, se la mountain bike la vai a fare su percorsi sterrati particolarmente ardui, insomma, diventa faticosa. Bravo. Assessore, parliamo di mobilità sostenibile, stiamo parlando di biciclette, stiamo parlando praticamente di questo nuovo mezzo green di mobilità. E parliamo quindi di mobilità sostenibile, se anche l'assessore ai trasporti, con tante piste ciclabili, perché comunque a San Salvo sono state realizzate almeno un paio di arterie ciclabili importanti, giusto? Sì, sappiamo un po' tutti, siamo stati la città pilota dell'Abruzzo, a partire l'hub dell'Abruzzo, Porta Sud dell'Abruzzo, a realizzare la prima pista ciclabile che attraversa, diciamo, tutta la parte costiera. E poi in questi anni abbiamo inaugurato anche la pista ciclabile a pettine che risale su in città, che devo dire con grande orgoglio, con molta affluenza, che io quella strada la frequento per svariati motivi diverse volte al giorno, vedo sempre persone sia con le biciclette anche a piedi percorrerla, e questo è motivo di soddisfazione e di orgoglio, che quando si fanno delle strade alternative, cioè delle piste alternative, le persone hanno voglia di uscire e di viaggiare in tranquillità. Senti, ascolta, ma secondo te a che punto ci troviamo sulla mobilità sostenibile? Cioè rispetto ad altre città o rispetto anche ad altri paesi?
dobbiamo ancora coltivare in maniera abbastanza profonda questa cultura della sostenibilità nel movimento, o insomma ci siamo già avviati abbastanza bene su questo percorso, su questo nuovo modo di pensare alla nostra mobilità? Ma è un buon punto di partenza, secondo me, perché l'arrivo è ancora lontano, perché ci vuole ancora tanta educazione a scuola, bisogna preparare i nostri ragazzi, prepararci noi, e probabilmente la fascia di età nostra, la nostra generazione si sta abituando a questo tipo di attività. Infatti vedo, come diceva Torino, l'età dei 40 anni quello che si muove più sulle biciclette, e i nostri figli chiaramente, vedendo i genitori che vanno sulle bici, che percorrono queste strade con mezzi alternativi, li stimola affinché anche loro possano andare. Quindi, come dicevo, è un buon punto di partenza. Bene, quindi l'esempio, oltre all'educazione, nei luoghi deputati ad impartire l'educazione, anche l'esempio del genitore o comunque delle persone che sono accanto ai ragazzi, sono un veicolo, un trasmettitore sicuramente molto molto efficace. Torino, volevo chiederti una cosa che mi incuriosisce un po'. Questa è anche l'epoca delle biciclette elettriche. Non voglio dire della pedalata assistita, perché in fondo è una semielettrica anche quella. Quella, sì, sì, sì. Mi dicono però una curiosità, infatti te lo pongo come interrogativo perché non sono sicura che sia una cosa vera e fino a che punto è vera, che anche molti ciclisti da strada hanno messo impianti sotto le selle che li aiutano nelle pedalate. Ma non sotto le selle. Non sono sotto la sella, sono in un altro posto, però ci sono. Dicono, io non ma l'ho mai... Ma che ciclista è quello che... Me lo chiedo anch'io, guarda, io non ho mai constatato questo, che non ho mai visto una bici con questo aggeggio sotto la bici, però mi chiedo anch'io che vai a fare in bici quando ci devi mettere quell'aggeggio là, me lo chiedo, quindi per me non è un ciclista. Anche con la pedalata assistita, vedi dei giovani con la pedalata assistita in giro con la bicicletta, mi dico io con 70 anni pedalo ancora. No, io questa cosa mio piccolo pedalo ancora, quindi mi incuriosiva, perché ora vedo sempre di più sulle strade, ma soprattutto se ne parla, però come l'ho detto io non l'ho mai potuto constatare. Sì, infatti era una curiosità, me l'hanno raccontata, io mi sono meravigliata, perché dico, se fai il ciclista è come fare il corridore, e poi sotto le scarpette da tennis casomai c'ha le rotelle che ti aiutano, insomma, voglio dire, non è un po' bleffare se stessi. È lo stesso, quando uno si topa, un professionista che prende il doping. Sì, ma a livello amatoriale, se permetti, la cosa credo che sia molto, ma molto più grave. Sì. Sicuramente. Senti, però questa bicicletta elettrica può aver fatto da deterrente nell'avvicinarsi alla bicicletta, quella che è vera sofferenza? Che è soddisfazione, ma anche sofferenza. La bici è sofferenza, è soddisfazione ed è sofferenza. Però con la bici elettrica io non vedo questo cosa che si possa avvicinare, perché non pedali, è la bici elettrica, quindi... È un motorino, praticamente. Esattamente, un motorino lo puoi anche maggiorare, può andare anche molto più veloce di quei 25, lo può portare fino a 45, ma non è più bicicletta per me. Quindi sotto il profilo sportivo... Io dico la sincera verità, io sono al contrario. Quindi sei contrario a questa cosa, però sì, il governo ha anche stanziato un bonus per acquistare queste biciclette. Lo so. Queste per cui famose... diciamo che c'è la tendenza a far avvicinare la gente... Forse più, assessore, come mezzo di mobilità sostenibile, voglio pensare, bravo, giusto? Bravo, esatto. Sì, indubbiamente sì, è più un mezzo di mobilità sostenibile, però non sono d'accordo con quello che dice Torino, è vero che biciclette uguale a sofferenza, però sta aiutando molte persone ad avvicinarsi al ciclismo, ad utilizzare questo mezzo sia per lo spostamento, per la passeggiata, perché vedo persone, per esempio San Salvo Marina, che a scendere è facile, ma non risalirebbero in città, perché o per l'età o per il caldo o per vari fattori o perché non sono allenati, quindi a rifare la salitella farebbero fatica e probabilmente non ci andrebbero in bicicletta. Invece una bicicletta elettrica assistita fanno anche il viaggio di ritorno in tranquillità, e questa cosa fa molto piacere perché li vediamo passeggiare.
Beh, va bene, diciamo che è anche un modo per vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto. Comunque, la bici è sacrificio, la corsa è sacrificio, qualunque sport è sacrificio, se uno vuole fare il sacrificio, però voglio dire, anche l'alternativa sì, anche di che dice fare avvicinare le persone ad uno sport, ad una disciplina, a un modo sano comunque di vivere, di condurre la propria esistenza, ancorché non voglia essere un sacrificio puro, può andare bene. Noi abbiamo purtroppo finito il tempo a nostra disposizione, è volato, sinceramente è volato via, abbiamo avuto questo leggero contrattempo con il differimento dell'audio, però ci siamo comunque capiti bene, siamo riusciti ad avere le risposte da parte dell'assessore Tonino Marcello. Vi devo salutare, vi faccio un in bocca al lupo per le prossime manifestazioni, speriamo che si possa ricominciare, speriamo di poter vedere questa cronometro e poi di poter vedere una bella tappa del nostro Giro d'Italia. Grazie Tonino Maggitti, grazie per essere stato qui insieme a noi. Assessore, grazie per aver partecipato. Grazie a voi per la disponibilità e per il sostegno che ci date mandando in onda queste trasmissioni che sicuramente fanno bene sia allo sport che allo spettacolo della nostra regione. Grazie, grazie di nuovo, un saluto a tutti, saluto voi che ci avete seguito da casa, ringrazio i collaboratori che qui nello studio di TV6 ci consentono di fare queste nostre trasmissioni, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Pronti Partenza Via. Via, pronti partenza via, si va per mare e monti, partenza via. Via.